Ciao a tutti e come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi qui sul canale, siete su Cartomantica. Come domenica oggi vedremo come andranno le energie della settimana, in questo caso quella che ci aspetta è quella dal 23 al 29 di agosto. Questa stesa, come spesso accade ultimamente per la stesa settimanale, consta di una stesa generale proprio dedicata a tutti per vedere come saranno proprio le energie di questa settimana. Appunto in generale, poi potrete scegliere, una volta ascoltato il primo pezzo che vi consiglio, una delle tre varianti per andare a vedere quale sarà l'argomento speciale della settimana di ognuna delle tre, quindi voi ascolterete quella che vi risuona maggiormente. Abbiamo questa volta appunto tre varianti, una quella abbinata alla pietra bianca che si riferisce alle nostre Bluebird, poi abbiamo la pietra viola che invece faremo uso delle Dreaming Way, che sono queste. E poi la pietra rossa che comporta l'uso delle cartamundi, eccole qua. Allora, scegliete pure, mettete anche il video in pausa se lo volete, in modo da concentrarvi con tutta calma. Quando avete fatto, ricordatevi che ci sono sotto nella descrizione del video i timestamps, quindi la divisione in capitoli, potete cliccare e andare direttamente alla parte del video che vi interessa. Detto questo, appunto, prendetevi il tempo che volete, io inizio subito con la lettura generale, quindi metto da parte per ora i tre approfondimenti qua e partiamo immediatamente con la lettura generale per queste energie di questa settimana, eccole qui, partendo appunto come di consueto con l'oracolo delle risposte, come ho già spiegato, ahimè, versione mignon, perché così mi è arrivato. Però ricordate che io nel link, se volete prenderlo, c'è il link alla versione col cofanetto, quella con le dimensioni giuste. Qua sì, il sottotitolo vatti a fidare, comunque sempre bisognerebbe stare attenti a queste cose. Non l'ho fatto, vabbè, l'altro era esaurito. Allora, vediamo un po' da dove partiamo per questa settimana. Quale energia ci sta ancora un po' attaccata, no? Rispetto a questa settimana nuova, con quale iniziamo, sperando che poi magari, ecco, serendipità. Beh, allora, diciamo che non sono energie negative che ci portiamo dietro, il che non vuol dire che non sia successo niente di negativo, io ve lo auguro, ma con le energie ha poco a che vedere, nel senso che qui stiamo proprio guardando quello che ci portiamo dietro come carico. Quindi in linea di massima diciamo che veniamo un po' tutti da un periodo in cui forse abbiamo lasciato in sospeso qualche cosa, siamo abbastanza pronti a vedere come andrà. Adesso ci aiutiamo con le tre carte dello Osho Zen per andare a fondo, vedere come verranno poi elaborate queste energie di riporto. Io le chiamo sempre perché è come quando si fanno le operazioni a mano. È qualcosa che andiamo ad aggiungere al nuovo, quindi che ci portiamo dalla settimana scorsa. Vediamo un po' qua che cosa abbiamo. Beh, allora, sembra proprio una settimana in cui ci si aprono gli occhi, ma non soltanto dal punto di vista pratico, concreto. Qua c'è spazio anche proprio per la classica illuminazione, quindi qualcosa che improvvisamente ci appare com'è, o anche magari la presa di contatto con una parte di noi che prima non sapevamo di avere, o che forse non ritenevamo molto affidabile. Qua abbiamo proprio qualcosa che irrompe nella nostra vita, ci dona questa profondità e anche poi la piacevole sensazione di poter andare avanti sul cammino in questo modo. Allora, vediamo adesso con il simbolo come procede. Quindi direi che per adesso è una settimana che ci toglie un po' magari di apatia, anche bonaria, insomma, forse un po' il clima delle vacanze, anche per chi in vacanza non è stato, però diciamo che veniamo da un periodo in cui un po' tutto è rallentato, purtroppo a volte è rallentato soprattutto per chi lavora e che quindi avrebbe voglia o necessità di avere più cose a disposizione, ma si sa che un po' si entra un po' in una bolla, no? Allora, vediamo qua. Wow, che succede qui? Allora, attenzione, tre carte che sono, non in apparenza, sono effettivamente negative, ci parlano di una sensazione proprio di gelo, di tristezza, come se ci sentissimo isolati dal mondo,
come se ci sentissimo anche un po' perseguitati dagli eventi, magari anche al centro di, se non di una congiura, comunque quando si dice tutto è contro di me. Ecco, questo è un po' il sottofondo che abbiamo in questa settimana e che però fortunatamente dalle energie che vediamo qui viene brillantemente superato. Quindi stiamo parlando di forse qualcosa che avevamo lasciato in stand-by, per cui abbiamo delle sensazioni, diciamo anche di sottofondo, magari non proprio ben esternate, di pesantezza, e però è come se questa energia, appunto, perché qui sono i fatti, qua come stiamo sotto, dentro, invece poi abbiamo queste energie più in superficie, che è come se ci facessero aprire gli occhi, ci facessero vedere il lato vero di una cosa, quindi riusciamo a mettere da parte anche questo, se volete, anche eccesso, no, di senso di essere un po' perseguitati dal fatto che a volte comunque è più che lecito che appaia, e riusciamo ad andare oltre. Quindi qua sembra proprio che si apra una finestra finalmente bella, luminosa, su qualcosa che ci tiene in un'energia non tanto positiva, al punto da farci pensare, se non a una congiura, comunque a qualcuno che ce l'ha un po' con noi. Questo è un po' il rientro, no? Per molti, non per tutti, ma per molti è così. Allora, andiamo adesso a controllare con tre lame dei tarocchi, perché queste energie simbolo tutti insieme ci parlano di questo fatto. Vediamo anche con questa mini stesa, perché è proprio una mini stesa, che cosa ci aspetta più nei dettagli. Sempre ricordando che è una stesa generale, qui è proprio chiarezza su qualcosa su cui stiamo rimuginando, che forse abbiamo lasciato un po' in sospeso, probabilmente, appunto complice anche un periodo che spero sia stato di vacanza, altrimenti comunque di bassa, di fermo per tutti, e che rientra insieme al nostro rientro un po' alla vita quotidiana normale, con i ritmi normali, andiamo a recuperare una sensazione o comunque una convinzione su cui abbiamo rimuginato e per cui ci siamo convinti che qualcosa non torna, che quindi c'è proprio una sorta di accanimento, se non di persone ma del destino. Ma qua vedete c'è questa volontà proprio di fare chiarezza, ma questa è proprio questa idea, no, che improvvisamente fa breccia, o questo fatto, qualcosa che ci aiuta a chiarire, ad andare a fondo, a vedere la vera natura di quanto ci sta opprimendo. Con il diavolo, guardate qua, il sole è un re di denari. Allora, non c'è dubbio che qua viene confermato un po' quello che ci hanno espresso, soprattutto con questa carta, i simboli. Quindi ci stavamo arrovellando, torna ciò che avevamo messo in pausa come idea fissa, come idea un po' ossessiva, però qua c'è chiarezza, e con il re di denari direi che riusciamo proprio a rientrare un pochino in possesso della vera realtà dei fatti, diventiamo pratici, capiamo bene che cosa è successo, e anzi riusciamo a girare le cose un po' a nostro favore, tant'è vero che qui con questa carta, che guarda caso rappresenta Osho, quindi il massimo della presa di coscienza nostra, col nostro profondo e anche con appunto la vera essenza dei fatti, andiamo verso il successo. Quindi tutto sommato forse inizio a pensare che ci sarà un inizio di settimana così un po' di brusco risveglio, ma poi andiamo verso una bella ripresa. Anzi, soprattutto entriamo più nel concreto, se ne vanno un po' i fantasmi e entriamo nel concreto. Vediamo un po' com'era il fondo del mazzo qua con questa eremita. Sì, qui abbiamo proprio bisogno di chiarezza. Sì, ci stiamo proprio tenendo dentro qualcosa che forse abbiamo provato a mettere in stand-by, ma non ci siamo tanto riusciti. Basta tornare al quotidiano, alla vita di tutti i giorni, e fa un pochino la sua nuova apparizione nella nostra mente, quindi nel nostro mentale. Ricordiamo che anche l'arcano del diavolo, purtroppo in questo caso, rappresenta un mentale troppo accentuato, troppo sviluppato. Allora, andiamo adesso a vedere in modo più specifico che cosa ci dicono le Lenormand con la nostra solita stesa a 7. Andremo probabilmente a coprire qualcosa che c'è qui, se no non ci stiamo, ma tanto ormai sapete che alla fine si riesce sempre a leggere il tutto. Allora,
andiamo proprio a controllare per tutti quali saranno le energie, quindi anche gli alti e bassi, problemi non problemi, ciò che rimane irrisolto e ciò che invece si risolve. Allora, qui ci sono proprio questi scambi, di solito queste sono proprio conversazioni un pochino più leggere, ma a volte sono anche pettegolezzi, sono anche le cose un po' superficiali, se vogliamo, che danno anche fastidio. Non è una carta negativa, bisogna vedere appunto di interpretarle come sempre, visto che siamo tanti, anzi grazie, cercare di interpretarle anche alla luce di quello che ci è uscito. E qui vediamo delle conversazioni, degli scambi o proprio all'interno della nostra famiglia, della nostra casa, quindi probabilmente queste cose sono rivolte proprio a questo argomento, o altrimenti qui si tratta di conversazioni, di scambi, di opinioni riguardo ciò che fa parte della nostra, come dico sempre, comfort zone, quindi è qualcosa di cui discuteremo per tornare a sentirci a nostro agio. Quindi questo è più o meno, diciamo, il primo pezzo di questa lettura. Qua abbiamo, sono usciti tutti i pezzi da 90 questa settimana, quindi direi che è un rientro o comunque una ripresa, anche per chi non se n'è mai andato, a pieno titolo qua direi. Allora, certamente si tratta della settimana, intanto manco a dirlo, dei rientri, del ritorno, della ripresa, di tutto quello che è rimasto appunto in stand-by, quindi anche di questi pensieri che forse avevamo lasciato un po' nella vaschetta del pesce rosso. Stiamo parlando di qualche cosa che ci fa un po' vacillare per quanto riguarda i sentimenti, abbiamo anche qualche incertezza dal punto di vista finanziario, ma soprattutto di liquidità, ma sono problemi che ci danno poi anche incertezza in generale su tutto il nostro aspetto finanziario, quindi qua è problema di liquidità, ma che ci riporta a un'inquietudine per quanto riguarda proprio in generale le nostre finanze. Sicuramente concordo con questa carta di Maître e con questa del successo, perché qua riusciamo poi a ritrovare l'equilibrio nostro centrale, proprio il nostro baricentro, entro la fine della settimana. Qua sì che si risolve entro la fine della settimana. Sono tutti problemi, diciamo, sono tutti i tipi di inquietudini che sembrano presentarsi tutti insieme, come se di colpo mettessimo più che in discussione, volessimo chiarezza su tutti i fronti per quanto riguarda sentimenti, soldi, lavoro, spostamenti, trasferimenti. È come se avessimo aspettato per un po' e ci pretendessimo di avere in questa settimana almeno, se non tutte le risposte, la quasi totalità, per iniziare in serenità. Quindi abbiamo lasciato qualcosa in sospeso nelle settimane scorse, effettivamente forse l'abbiamo lasciato in sospeso, ma ogni tanto tornava a galla qualche preoccupazione. Adesso pretendiamo proprio, no? Con questa carta irrompiamo nella vita, torniamo nel quotidiano. Se non siamo mai andati via, tornano gli altri che ci stanno attorno e quindi si ricomincia un po' il tran tran, diciamo, quello solito. E qui, ecco qua. Ah beh, la prima cosa che mi viene da dire, beh insomma no, la seconda, perché la prima che mi viene da vedere qui è che abbiamo in chiusa distesa il giglio con la chiave, quindi tutti i problemi, diciamo quasi tutte le domande che sono rimaste senza risposta, che ci hanno generato un po' di ansia, che adesso sembrano arrivare tutte insieme, direi che trovano una buona risposta entro la fine della settimana, trovano chiarezza. Questo è quello che ci manca, non tanto decisioni. Qui abbiamo bisogno di chiarezza. Chiaro che in alcuni casi per avere chiarezza bisogna anche decidere qualche cosa, però direi che la parola d'ordine di questa settimana è proprio questa necessità di sapere da che parte si deve andare. E difatti c'era uscito anche, no, la carta del bivio, praticamente all'inizio distesa, in una posizione un po', se vogliamo, se non preoccupante, comunque che ha fatto drizzare le antenne, subito dopo una carta come l'albero, il cuore, quindi sembra questa serenità in amore, bang, arriva subito questa carta del bivio, come per dire
Attenzione, siamo proprio tranquilli anche lì. Bene, qui, come sapete, la stesa è generale, quindi non guardiamo soltanto la successione, ma guardiamo anche gli abbinamenti, guardiamo anche altri tipi di dinamiche che non sono soltanto il mirroring. E qua vi posso dire che qua, la necessità principale è di convogliare l'energia nel posto giusto, di sapere dove si deve andare, di capire, quindi chiarezza che stiamo aspettando, come dei segnali anche magari dall'esterno, da altri o semplicemente dalle sincronicità, per capire che cosa è meglio fare, perché qui siamo rimasti in bilico per un po', poi vacanza o comunque momento di fermo. Adesso arriva prepotente questa urgenza di rimettere o di mettere anche ogni cosa nella propria casellina. Allora, non c'è dubbio che qui quello che spicca, era quello che volevo dire per primo, ma poi invece no, lo dico per secondo, quello che spicca è che per molti, di voi qua, c'è un nuovo sentimento che si fa largo. Può essere un nuovo sentimento anche, quello che proviamo per una persona che fino all'altro giorno magari per noi era solo un'amicizia, può essere una nuova conoscenza, può essere anche invece, una persona che, ha ripreso per noi essere, non è un ritorno, ha ripreso per noi essere oggetto di interesse, ma non c'è bisogno che sia il ritorno in ginocchio da te. Probabilmente qualcosa anche che anche in questo caso è rimasto in pausa e che adesso torna un po' prorompente nella nostra testa, no? Però abbiamo bisogno di certezze. Quindi, come vedete, qui abbiamo questa carta dell'albero, quindi del nostro baricentro, che viene un po' mossa, se vogliamo, dalla carta del giardino, come per allargare un po' i nostri orizzonti, e subito abbiamo un nuovo amore. Non è detto che compaia. Questa settimana potrebbe essere già comparso ed è una delle cose nelle quali vogliamo vederci chiaro. Perché? Perché evidentemente questa persona non ci è del tutto indifferente, evidentemente però non c'è indifferente neanche la nostra tranquillità. Ci sono molti dubbi, anche se la tentazione è forte, parlo ovviamente per chi ha la possibilità di prendere in considerazione un nuovo amore, quindi non solo le persone libere, anche coloro che pur avendo una relazione di coppia non sono in questo momento soddisfatti di ciò che stanno vivendo. Quindi se si è affacciato o sta per affacciarsi giusto in questa settimana una persona, ripeto, nuova in questa veste, potrebbe anche essere qualcuno che già conoscete, si fa proprio avanti e lo interpreterete o lo state già per interpretare proprio come un segno, no? Come per dire, ecco, io non sono contenta nella situazione in cui sono, guarda un po' chi mi arriva. Bene, allora vi arriva questa persona che sicuramente è affascinante, sicuramente, potrebbe avere anche dalla sua un aspetto anche particolarmente di facile presa, quindi essere una persona fisicamente molto attraente, magari anche con qualche tratto un po' esotico, cioè proprio quelle persone che rimangono in mente. Però non avete ancora capito o non capirete dove vuole arrivare, cioè qua il dubbio è se sta cercando un'avventura o se sta veramente vivendo come iniziate a sentire voi una connessione. Quindi questa settimana per l'amore direi che succede un po' tutto, nel senso che avrete le idee chiare entro questa settimana, nel senso che per la maggior parte dei casi questa è una persona che è destinata a restare. Attenzione, quando dico che avrete il chiarimento entro la settimana vuol dire che avrete le idee chiare, no? Quindi qua, come dicevo, se vi sentivate proprio un po' condannati a vivere una situazione sentimentale infelice e appare questa persona, è appena apparsa, è logico che vi facciate venire dei dubbi se magari non si tratta di qualcuno che anziché migliorare la vostra situazione la peggiora. Allora, in questa settimana ci sarà la certezza che questa è una persona che se una volta smussati gli angoli di qualcosa che è ancora acerbo, insomma, iniziamo a limare qua e là, è una persona che può restare nella vostra vita, quindi qualcuno che avrà un ruolo anche al di là di questa settimana. La comprensione di questo arriva entro il fine della settimana, quindi non è poco. Tenete presente che comunque non si tratta di persone comuni,
quindi potreste avere dei leciti dubbi anche non soltanto, ma anche per dei comportamenti che vanno al di là di quello che voi conoscete, quindi magari qualcuno che se la vive in un modo diverso da quello che vi aspettate, magari non è qualcuno di appiccicato sempre ai messaggi, magari poi dopo arriva con una sorpresona, oppure potrebbe essere una persona che fino all'ultimo non vi svela esattamente chi è, cosa fa, qual è la sua posizione, qual è la sua situazione. Effettivamente è molto probabile che parecchi di questi elementi che incontrerete o che stanno per entrare nella vostra vita abbiano già delle situazioni, quindi c'è un fondamento nei dubbi che avete, però sono tutte cose che scoprirete rapidamente, ma tutte all'interno di questa settimana. E se alcuni di questi dettagli per voi dovessero rappresentare un problema, comunque vedrete che entro questi giorni avrete delle notizie rassicuranti o comunque delle appunto solo delle rassicurazioni, delle spiegazioni che vi metteranno un po' più tranquilli. Quindi qua prende piede proprio il desiderio di vivere un amore nuovo, non così allo sbaraglio, ma con delle esigenze più che comprensibili di sapere almeno dove si vuole andare. E qua possono arrivare, vedete, passiamo da un'energia un po' così selvaggia, che è quella dei pesci, all'ancora, quindi come dire che se sapete prendere un po' ciò che di buono ha da offrirvi e non pretendete subito l'anello al dito o comunque la promessa, questa è una persona che, se presa in questo modo, può restare, perché veramente quello che voi sentite è corrisposto. Il consiglio comunque è sempre quello di andarci piano, non perché chissà cosa succeda, ma perché è una persona, come vedete, abbastanza inafferrabile. Non pretendete certamente, questo non è il caso, regolarità o di stare entro determinati schemi, quindi scrivo io, scrive lui, scrive lei, non mi ha più scritto, allora cosa faccio? Però è in ritardo. Ecco, no, qui abbiamo un po' un outsider, però è una persona che poi sulle cose concrete ci può essere. Naturalmente non tutti direte vogliamo un amore nuovo, c'è anche chi va d'accordo col partner che ha. Bene, allora a questo punto qui si tratta semplicemente di interpretare queste carte come la soluzione di magari qualcosa che vi stava un po' tormentando, che quindi non è la vostra situazione sentimentale, ma è un suo dettaglio. Quindi può essere stato un sospetto, può essere stato un modo di fare che non vi ha convinto, che avete tenuto dentro, vi siete fatti andare bene, magari eravate in vacanza insieme, non volevate rovinare la vacanza, magari era un momento in cui tutto sommato il resto andava e filava liscio. Beh, qui c'è comunque, l'altro capisce come state, sa che c'è qualcosa che non vi convince, quindi anche qui tutto quello che può essersi generato in questo periodo un po' di mutismo, dove non volevate rovinare tutto, si avvicina a una soluzione. Anche qui arriviamo alla fine della settimana con un chiarimento. Come ricordatevi che c'era comunque al taglio la carta degli uccellini insieme alla casa, quindi queste sono proprio conversazioni che farete nell'ambito della vostra famiglia o della vostra coppia. Allora, per quanto riguarda, come vi dicevo, qui ci sono anche le finanze, è come se tornando a casa o tornando a riempirsi gli uffici, tornandosi a riempire proprio il mondo laddove non c'è la vacanza, di colpo riprendeste contatto con qualche grattacapo economico che avevate lasciato in sospeso perché tanto non si poteva fare niente. Uffici chiusi, beh, banche no, però insomma, se c'era qualche cosa da sistemare non era certo il momento migliore, no? Adesso si torna un pochino nella quotidianità e dovete fare un attimo i conti con una situazione che si ripresenta. Che cos'è? Qua sono più problemi di liquidi, quindi lo dico, ma non è una critica, quindi o avete speso un po' troppo e adesso dovete cercare di far quadrare un pochettino il bilancio. Oppure tornate, e qua potrebbero esserci delle spese impreviste, lo so che sembra il Monopoli, però è così che esce, che insomma affronterete un pochino malvolentieri. D'altra parte, chi è che affronta volentieri delle spese impreviste? Però ancora un po' peggio, perché rimpiangerete magari di non esservi
tenuti da parte qualcosina di aver speso senza tenere presente che potevano arrivare degli imprevisti. Allora, come si può vedere, anche qui le energie vanno in quella direzione, quindi le finanze sì, resteranno un pochettino per poco così in condizioni forse non proprio ottimali, però come sapete le nuvole passano e entro la fine della settimana avrete già capito come far riquadrare il bilancio. Diverso è il fatto per chi invece qui sta aspettando un pagamento e allora qua il pagamento vi verrà chiarito il motivo del ritardo entro venerdì, ma qua poi la soluzione l'avremo secondo me a metà della settimana prossima. Questo è un ritardo e ci sarà una piccola incavolatura. D'altra parte, che arrivino notizie un po' discordanti durante tutta la settimana, qua è segnalato, no, da questo bivio insieme al cavaliere, quindi così com'è un po' ambigua, ma poi si rivelerà una buona scelta. La persona che vi può interessare, saranno anche un po' sfuggenti le comunicazioni riguardanti qualcosa che vi è dovuto, quindi vi arriveranno le comunicazioni, ma saranno sempre volte al rimpallo, al rimandare, più avanti, però almeno come potrete poi verificare, mi daranno la tranquillità, cioè ci sarà qualcosa di tangibile che vi farà essere tranquilli per la settimana prossima. Qui di lavoro in realtà non esce niente, adesso io come dico non è che è obbligatorio che tutte le settimane escano tutti gli argomenti. Diciamo che per quanto possiamo vedere qui, se c'è qualcosa di lavoro ci parla comunque di una o di un progetto o di qualcosa che riguarda anche un miglioramento economico che è ancora un po' in alto mare, ma che è già sulla buona strada. Qua non risolvete entro la settimana, se state aspettando una notizia in tal senso, che sia accordarvi un aumento, un trasferimento o un avanzamento di posizione, o ancora di più se qui state cercando di chiudere un affare, quindi per conto proprio, non all'interno di un'altra realtà lavorativa. Allora, qua le buone notizie sono tutte concentrate verso la fine della settimana, però anche qui, come per i soldi, c'è una bella dichiarazione di intenti molto affidabile, molto importante, che avremo tra giovedì e venerdì, sabato e domenica d'altra parte, che cosa possiamo fare, ma saremo già pronti qui a metà della settimana a o incontrare la persona di riferimento o a far partire la cosa o incontrarsi per le cose burocratiche. Sappiamo comunque già, come vi dicevo, si arriva con le idee chiare. Quindi se avevate pensato, e qua saltano fuori un po' questa sensazione di, non di persecuzione, ma che tutto vi rimasse contro, che tutto andasse male perché c'è questa cosa, si parla più concretamente e questo già vi rincuora. Usciamo da questo spirito di noi soli contro il mondo e ci rassereniamo con ottimi motivi, non è che ci danno una camomilla, qua esce proprio che arrivano delle notizie confortanti, chiare, concrete. Certo, c'è un rimandare poi la reale messa in opera di questa cosa alla settimana prossima, ma già sappiamo che ci saremo già magari messi via un appuntamento per la settimana prossima, avremo già parlato di ciò di cui bisogna trattare, se si tratta appunto di un affare da chiudere, sapremo già quando incontrarci con quella persona, magari anche che documenti portare. Quindi, come dico, questa è una settimana in cui ci togliamo proprio i fantasmi oscuri dell'essere entrati in un vortice negativo, perché è un po' questo, no? Quindi una settimana diciamo che ci porta più su, ci eleva come energie e ci permette di prepararci a qualcosa di probabilmente più importante che arriverà poi nella settimana in cui inizia il mese di settembre. Ottima la creatività in questo periodo, quindi attenzione, non scartate niente di quello che vi viene in mente, mi raccomando, anche le idee che vi possono sembrare un po' folli, vale anche per l'amore, quindi non scartate l'idea di una persona solo perché vi sembra così un po' strana o perché, oddio, chissà cosa mi posso aspettare, è meglio lasciar perdere. No, 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 no. Allora, vedete qui l'ufficializzazione, le cose proprio concrete. La realizzazione sembra un po' spostata, però c'è. Ok, quindi qua si mettono proprio le basi, le firme, ci si dichiara, si pensa cosa fare
E poi arriverà un momento di maggiore concretezza. Qua voi siete veramente combattuti, però ecco, guardate cosa è uscito qua. Ancora gli uccellini con la casa, con in mezzo questa frusta, quindi un po' di situazioni di alti e bassi, magari qualche discussione un po' concitata, probabilmente da discussione concitata si può passare ogni tanto a qualche discussione un pochino più forte, ma perché siete voi in questa energia, così che o la va o la spacca, devo sapere come vanno le cose. Questo è anche un po' un avvertimento bonario, insomma, a non perdere la calma, siate assolutamente tranquilli e vedete soprattutto i lati buoni, che sono tanti, quindi qui non è che va solo a rilento, forse è anche meglio che vada piano piano, qualunque cosa sia, perché prima è meglio che voi siate rassicurati, altrimenti perdete poi un po' il senso della situazione. Allora, andiamoci a prendere un oracolino qua. Allora, abbiamo Fante di Spade. Che cosa fare quando uno non ha ancora capito o deciso o imparato a parlare, appunto? Come farsi capire? Abbi fiducia nella tua verità profonda, nell'intelligenza della vita. Presto la tua voce risuonerà alta e chiara e tu avrai le parole per dire tutto. Questo è proprio quello che succederà, capito? Quindi qui stiamo preparandoci per un momento in cui tutto verrà concretizzato, però qua bisogna assolutamente anche ascoltare gli avvenimenti, tenere d'occhio, dedurre quanto sia alto il grado di affidabilità di tutto quello che abbiamo in mente, e soprattutto mettere via quei brutti fantasmi che arrivano quando le cose non si possono muovere, altrimenti sarebbe tutto più semplice. Bene, allora, queste sono le energie generali. Adesso naturalmente andremo a vedere per ognuna delle tre stese quale sarà l'avvenimento principale della vostra settimana, quindi io a questo punto qua chiudo sparecchio e vi invito poi ad andare a cliccare sulla variante nella descrizione dove ci sono i timestamps. A fra pochissimo. Per voi che avete scelto la pietra bianca e quindi il mazzo delle Lenormand Bluebird, eccole qua. Andiamo a vedere quale sarà l'avvenimento saliente della settimana, tenendo già presente quello che abbiamo visto nelle energie generali, quindi un progressivo miglioramento di una sensazione un po' di sgradevole rientro, come se le forze in generale o anche le persone ce l'avessero un po' con noi perché le cose non si sbloccano, e poi finalmente un chiarimento delle varie situazioni che abbiamo lasciato in sospeso. Anche in questo caso usiamo le versioni ridotte, non mi va giù, scusate, proprio dell'oracolo delle risposte, che comunque, poverine, loro non c'entrano niente, quindi vanno trattate ugualmente con rispetto, e vediamo da dove partiamo, ma soprattutto dove stiamo andando. Quindi guardiamo con attenzione l'energia prevalente, co-creare. Allora, chi è in questa stesa, da quell'energia appunto di partenza un po' negativa, insomma un po' così pessimista, esce grazie alla collaborazione, ma anche proprio a una propensione, a un desiderio di collaborare con gli altri. Quindi qui viene un po' smussata, se vogliamo, questa avversione, questa idea di essere al centro di una congiura o comunque di un brutto periodo, dal desiderio di appunto andarci a cercare le risposte in modo costruttivo, quindi cercandole con calma in collaborazione col prossimo. Vediamo di che cosa si tratta, se si tratta più di quella questione sentimentale che abbiamo visto, oppure se è tutto più concentrato sul lavoro o meglio ancora sui soldi. E qua andiamo proprio alla fonte, guardate che chi è qui, urca, la coscienza, quindi anche obiettività se vogliamo, e la pazienza. Allora, chi è in questa stesa, come potete ben capire, sceglie di prendere la situazione che lo preoccupa in modo, diciamo, tra il diplomatico e il razionale, senza togliersi l'aspetto più profondo, perché appunto vogliamo andare alla sorgente dei fatti, proprio all'essenza di quello che ci sta aspettando. Adesso andiamo a vedere con il simbolo, anche qui, se ci dà qualche indicazione in più, anche qualche dettaglio su quello che sarà l'avvenimento principale. Beh,
aspettiamo a parlare. Allora, qui si lavora sodo per capire come gestire una relazione che inizialmente vediamo come conflittuale. Abbiamo già visto che questo genere di conflitto viene per diciamo, l'entrata in gioco di una persona nuova, o perlomeno nuova nella veste in cui ci si sta presentando. Quindi qua c'è proprio il cercare di distillare, anche se qui è anche trasformare in qualcosa di più certo e di più rassicurante, qualche cosa che adesso ci attrae, ma come vedete in mezzo c'è questo fiume nero con dentro anche la spada, come per dire no, c'è qualcosa che non va, eppure l'attrazione c'è, tant'è vero che decidiamo di co-creare e di lavorarci su. Quindi chi è in questa stesa direi che prevalentemente avrà da lavorare sui sentimenti e quindi sul chiarimento con qualcuno, sulle sue proprie intenzioni. Vediamo qual è il taglio, e di fatti qua andiamo all'elaborazione di qualche cosa per andare avanti. C'è qualcosa che appunto ancora non c'è chiaro, lo ricordo, abbiamo detto che per lo più è una persona nuova che vogliamo scoprire, ma che ci lascia ancora qualche dubbio. In alcuni casi, se non si tratta di una nuova presenza, è qualcosa che dobbiamo sistemare con chi ci è accanto e che per adesso abbiamo cercato di non affrontare, e invece ora qua proprio è l'elaborazione per andare avanti. Quindi qui bisogna capirci dentro, leggere in questo libro, che sia persona nuova o no, per poter andare avanti. E di fatti qui abbiamo proprio queste energie, no? Allora, vediamo un po' che cosa ci aspetta questa settimana. Magari dritte si leggono meglio, ok? Sì. Ce l'abbiamo proprio in finale di stesa, questa persona. Ricordo che questa è la persona altra da voi, chiunque voi siate, perché chiunque voi siate nelle mie stese apparite con la carta della consultante, perché le giro moi, e quindi è più comodo per me. Allora, qui siamo proprio a un bivio, le cose si stanno facendo rapidamente coinvolgenti, non dico serie, però questo è proprio un desiderio di colpo, qua è proprio esplosa la passione in un solo, però siamo a un bivio, ci stiamo chiedendo se questa cosa possa diventare effettivamente qualcosa di importante, qualcosa di ufficiale. Soprattutto qua direi che abbiamo dei dubbi magari anche sulla possibile insomma attendibilità di questa persona. Per molti qua c'è la sensazione che tutto sia andato un po' troppo in fretta, quindi o l'avete appena conosciuta, la conoscete, come vi ho detto anche questa settimana, questa persona però è così, e quindi c'è un grande desiderio di capire, vedete che c'è proprio il mirroring, il dubbio sulla se dare una possibilità di conclusione, nel senso di raggiungimento, di completamento a questa relazione. Ci sono molte cose che vi lasciano in sospeso, soprattutto io qua vedo che trattasi di persona, c'è riuscito anche nella stesa generale, che probabilmente o ha già qualche storiella in ballo, o comunque impegnata formalmente, non lo so, potrebbe anche esserlo, però diciamo proprio l'aria o del tombeur de femme, se è il suo interesse, oppure comunque di qualcuno che insomma, riscuote largo successo. Quindi qui avete proprio questa zac, questo non dico colpo di fulmine, però qualcuno che improvvisamente ha preso molta un'importanza notevole nella vostra vita. Sentite che le cose vanno velocemente e c'è desiderio di andare avanti, di capire, di chiarire, proprio di uscire da questo bivio. Quindi qua rispecchia proprio le energie che abbiamo visto inizialmente. Qualche discussioncina secondo me c'è, ma c'è anche comunque questo desiderio di andare a fondo, quindi di co-creare, nel senso di cercare un confronto diretto con questa persona in modo da poter poi capire se proseguire. Io penso che qua questa settimana, da quello che vedo, il proseguimento c'è, però insomma dobbiamo essere anche aperti un po' tutti, e visto qua c'è proprio, ci sono le nuvole proprio sulla crescita. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un dubbio amletico, abbiamo quello che potrei definire l'ultimo
passo da compiere per poter andare avanti, quindi l'ultima cosa da chiarire, cioè ci piace un po' tutto di questa persona, però c'è un lato oscuro, c'è qualcosa che non ci convince e quindi evidentemente sentendo questo grande coinvolgimento è inevitabile che da qualche parte vogliamo cercare di trovare una soluzione. Qua io vedo proprio dal momento che abbiamo le nuvole proprio sulla crescita, ricordiamoci che le nuvole sono passeggere, quindi insomma è qualcosa che poi tende a scemare, però ci sono idee poco chiare proprio sul fatto che dobbiamo lasciar crescere questa cosa, dobbiamo toglierci questa nebbia che avvolge un po' la situazione. Allora, bisogna risolvere i dubbi, manco a dirlo, manco a dirlo. Come la risolviamo? Parlando. Sì, questa è stata proprio un'entrata nella vostra vita che vi ha un po' felicemente sconvolto i piani, vi ha proprio dato una sensazione così, di nuova luce, no? Proprio perché avevamo visto che si partiva da una sensazione proprio di scoramento, o non siete felici della situazione che state vivendo, o non state vivendo nulla, quindi vi sentivate particolarmente così un po' oppressi. Come vedete qua abbiamo tutti e due gli elementi che ci parlano di qualcosa che arriva all'improvviso, che è arrivata all'improvviso, con però, come vedete subito, abbiamo qua una connessione non indifferente, perché la Luna ci parla non solo di passione, ma di quella vera, ci parla proprio anche del nostro lato più intimo, quindi qui si è verificato, se non un colpo di fulmine, chiamatelo come volete, però insomma un'attrazione forte a tutti i livelli che vi ha colto impreparati, non che la cosa non vi abbia fatto piacere, visto che eravamo in un periodo un po' così, però forse vi sembra, l'abbiamo visto anche dalla prima interpretazione, vi è sembrato che tutto andasse un po' troppo in fretta. Si susseguono messaggi, si susseguono confronti, telefonate, anche incontri, tutti volti a che cosa? A capire se questi dubbi che avete in merito a questa persona possono essere chiariti. Volete non un certificato che vi attesti che non succederà mai niente di brutto, però vederci un po' più chiaro in tutto quello che sta succedendo. Bene, io direi che qui di dubbi non ce ne sono in merito a come andranno le cose, perché evidentemente alla fine quello che vince è proprio il dialogo, quindi se siete liberi e questa è una persona nuova o nuova nella veste di un interesse romantico, prima magari era solo un'amicizia. Tutte le remore, tutti i problemi che avete, che sentite in merito a far partire una relazione qua facilmente, diciamo che magari qualche discussione c'è, però si risolve tutto con la conversazione, col confronto e poi devo dire che vince qui proprio quello che sentite, nonostante sia andato tutto alla svelta. Se invece siete anche comunque impegnati, quindi qui il problema che si pone non è soltanto se la persona in questione è attendibile, ma come gestire il tutto, se rischiare magari anche di mettere un po' a subbuglio una vita sentimentale che non vi soddisfa, che però, insomma, prima di mandare tutto a repentaglio per qualcuno di cui sapete poco e che soprattutto, insisto, ha un po' quest'aria, un po' da essere non tanto di questa terra, almeno così vi appare, forse perché si discosta molto dal vostro mondo, pur essendo una persona assolutamente normale, però è come se percepiste come un tocco di, non so, di magia, di esotico, di qualcosa che proprio vi attira in una maniera tale per cui siete anche spaventati, come vi ho detto, dal fatto che stia andando tutto così veloce. Bene, anche se, si trattasse di dover mettere un pochino a repentaglio, la vostra situazione sentimentale adesso, non la mettete a repentaglio, però andrete oltre ciò che vi preoccupa proprio perché dall'altra persona vi arriveranno rassicurazioni e soprattutto la conoscerete ancora meglio, soprattutto sotto questo aspetto, e questo vi convincerà ulteriormente che è il caso di far partire la storia, naturalmente. Quindi
quindi in entrambi i casi direi che è una settimana in cui appunto se eravate un po' cupi perché non c'era nessuno o perché siete insoddisfatti, qua si sviluppa una bella storia d'amore, un bell'interesse che poi naturalmente dovrà essere coltivato più avanti, però diciamo che se non avevate ancora dato il via perché c'erano dei dubbi, questa è una settimana in cui ci saranno anche probabilmente almeno un incontro, sicuramente molti scambi di messaggi e anche telefonate, direi anche telefonate piuttosto importanti, dove verranno dette delle cose importanti. Lo scambio verbale è ovviamente favorito, qualche piccolo screzio, però poi alla fine deciderete di lasciare spazio a questa nuova avventura, nel senso di nuovo corso della vostra vita sentimentale. Qua l'avventura non c'è, perché qui si parla di qualcosa di serio, di duraturo, è una persona che certamente non è in questo momento nell'ordine delle idee di mentirvi, perché sente quello che sentite voi. Quindi diamo retta anche a questa persona che vi sembrerà anche magari un po' strano, cioè c'è questo elemento dello straniamento che continua a riapparire qua e là. Se invece state vivendo, perché può anche essere questo, un momento particolarmente difficile di coppia, ma volete arrivare invece ad aggiustare il tutto, anche in questo caso sono favorite moltissimo per tutta la settimana i dialoghi. Qui c'è da chiarire qualche cosa riguardo a un atteggiamento, così come per altri casi, però qua in modo più preciso, un atteggiamento che vi ha lasciato un po' perplessi del partner, per cui forse avete dubitato della sua buona fede, della sua fedeltà. Avete poi però lasciato andare un po' il tutto. Questa settimana sentirete l'esigenza di togliere queste nuvole di torno per poter andare avanti, per poter riprendere il rapporto come si deve. Questa carta di co-creare io la vedo ben collocata in questa stesa, ma soprattutto mi rimanda a quanto abbiamo visto nella stesa iniziale, quindi come state non scappa al partner, quindi se ne accorgerà e molto probabilmente poi i dialoghi saranno costruttivi da tutte e due le parti, ma qua c'è proprio un venire verso di voi, un venirvi a chiedere, venirvi a cercare, venirvi a domandare come va, cosa succede e un'apertura proprio al dialogo da parte sua. Anche qui il risultato di questi confronti sarà buono, anche se non esente da qualche alzatina di voce, perché comunque tenersi tutto dentro non fa mai bene, quindi quando poi si può buttare fuori ogni tanto scappa, no? Un pochino, qualche parolina un po' forte, però poi anche in questo caso la decisione di lavorarci su, quindi di continuare a lavorare su quello che si ha per migliorarlo e di farlo insieme. Quindi, nonostante qua si parli prevalentemente di qualcosa di così di improvviso e di molto romantico e anche un po', se volete, un po' fuori dal comune, alla fine, come si dice, tutto bene quel che finisce bene, qua arrivata alla fine della settimana con la stessa sensazione che abbiamo visto in apertura, quindi con il chiarimento, con tutto quello che di buono porta un confronto, quindi avrete le risposte che volevate e soprattutto con una grande connessione con la persona che volete, a questo punto alla fine della settimana la vorrete accanto a voi. Non si parla qua di ritorni, nel senso che non è qualcuno di cui aspettate il ritorno, qua è proprio una cosa improvvisa, quindi se anche si tratta di qualcuno che avete avuto come partner o come interesse sentimentale in passato, non è qualcuno di cui vi aspettate l'ingresso nella vostra vita, quindi in qualunque caso qua si tratta, come si effettuano queste letture, di qualcuno di nuovo. No, perché si presenta nel momento in cui non ve l'aspettate e non è la persona di cui aspettate il ritorno. Potrebbe essere qualcuno, come vi dicevo, che assume una nuova veste, perché magari nel frattempo è diventata un'amicizia o magari è passato tanto tempo e vi si ripresenta proprio anche, la vedete anche in un altro modo, non soltanto perché adesso la considerate come un interesse sentimentale, è proprio come se la vedeste sotto un'altra luce. Quindi qui appare come qualcuno di nuovo. Ricordate che comunque i dubbi che ci sono, tutto ciò che vi sta trattenendo dal mandare avanti questa storia,
trovano una loro soluzione. Voi la chiedete, chiederete in modo chiaro, perché proprio perché per voi l'importante in questo momento è non accatastare errori, non aumentare la confusione, va bene in nome della passione, però per voi adesso quello che è importante è trovare il vostro baricentro. Avevamo difatti l'albero in partenza, non nella stesa iniziale, proprio perché era importante arrivare a questa a questo stato, sentirvi bene, sentire che state facendo ciò che corrisponde a quello che volete, qualunque sia la situazione. Allora andiamo anche per questa stesa di questa pietra bianca a vedere, quindi per voi soprattutto amore, infatti abbiamo un fante di bastoni. E qui inizia con oserò, potrò, avrò la forza, l'astuzia e il talento necessari, ho bisogno d'aiuto, ho bisogno di essere indirizzato. Nella mia freschezza, nella mia ignoranza, adesso troverò l'appoggio necessario. Infatti qua avete proprio bisogno di sentirvi dire le cose, no? Un soffio irresistibile mi porta, non ha ancora preso forma, ma riconosco il fuoco sacro dentro di me. Quindi, capito? E quindi qui avete proprio bisogno di essere anche un po' guidati dalle risposte che vi arriveranno da parte di questa persona che entra e che, come vedete, vi trova così un po', avevo detto, no, all'inizio, cioè questa sensazione che tutto stia andando un po' troppo veloce. Beh, allora andrà veloce, va bene, piuttosto che quando le cose si trascinano per tantissimo tempo, perché no? Lasciamo andare le cose veloci, però evidentemente non perdete il senso, il polso della situazione, quindi che dirvi, io sono solo contenta, e questo è più o meno l'argomento principale per chi ha scelto questa variante. Quindi se vi è piaciuto il video, come sempre, mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, condividete, venitemi a trovare anche su Instagram. Con questo, buona settimana. Grazie per essere stati con me fino adesso e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao! Vediamo per voi che avete scelto la pietra viola, quella associata a questo bellissimo mazzo della Dreaming Way Lenormand, quale sarà l'avvenimento saliente, diciamo, di questa settimana, di cui abbiamo già analizzato le energie nella stesa di apertura. Allora, guardiamo anche qui sempre con questo mazzo ridotto, sembra che sia finito in lavatrice, è arrivato così. Vediamo quali saranno le energie vostre particolari, appunto, avendo già visto quelle generali. Quindi per andare a delimitare il campo e capire quale sarà per voi l'avvenimento più importante, non l'unico, non è che vi succede solo questo, però insomma, giusto per capire su che cosa verterà il massimo della settimana. Energia ricettiva. Allora, energia ricettiva con un'energia di partenza che ci dice che comunque siamo alla ricerca di risposte e di chiarirci le idee su qualcosa che un po' ci tormenta, a questo rientro che poi appunto può essere un rientro vero o finto, magari non siete, spero di no, mai partiti, comunque un po' alla ripresa, qualcosa che avevate lasciato in sospeso come idea un po' negativa e che arriva, torna a disturbarvi in questa settimana, per cui cercate una risposta. Energia yin, quindi qua anche se vi è scattata la molla, sembra che siate più in attesa di qualcosa che vi confermi o speriamo smentisca queste brutte impressioni che avete. Dicevo, erano impressioni un pochino di comunque che le cose si stessero un po' accavallando in senso negativo, una visione poco chiara di alcune situazioni, insomma tante cose che comunque portavano poi alla fine a una soluzione di chiarezza. Quindi cerchiamo di capire qual è quella cosa che questa settimana per voi diventa fondamentale chiarire. Vediamo. Allora, con gli Osho Zen andiamo a capire un po' meglio queste energie. Intanto il sole è tramontato, quindi se notate un cambio di luce, beh, su quello io non posso fare proprio niente, ahimè. Quale cose sono proprio andate, diciamo, maturando, vedete, dentro di voi? Avete come incubato in questo, siete state un po' energia papessa in questo periodo così di fermo un po' per tutti. Non dico che vi siate tormentati, perché avevamo visto che avevate lasciato un po' tutto in sospeso, però inevitabilmente le cose si fanno sempre più incombenti, quindi alla fine proprio questa settimana vi nasce questo coraggio, quindi questo desiderio di interrompere questo ciclo di dubbio, di mancanza di chiarezza. E qui abbiamo questa carta della politica, che con questo yin, devo dire, sembra un po' strano, nel senso che
c'è questa propensione a andare a vederci chiaro sulla base di qualcosa che avete maturato, con anche un filino qua direi di astuzia o comunque come girando attorno alle cose per vedere di capire qualcosa di più. E Yin, energia appunto che vi fa stare lì ad aspettare un segno, forse date un colpo al cerchio e un colpo alla botte da quello che vedo. Per ora non abbiamo ancora capito quale sia il campo di azione di questa vostra strategia volta a fare chiarezza, quindi adesso andiamo subito a cercare qualche elemento in più. Ok, vediamo cosa ci dicono le tre carte del simbolo che andiamo a prendere. Anche senza buttare giù tutto, ma quella è la mia specialità, non sarebbe un mio video se non facessi qualche guaio. Allora, qualcosa che è iniziato molto bene e che adesso è fermo, adesso, diciamo, fino all'inizio di questa settimana, però che voi sentite proprio come intrappolato in qualcosa di un po' subdolo. Vedete che qui la gabbia è dorata, come se fosse stato detto partiamo, iniziamo, tutto andrà a meraviglia. Voi avete magari anche fatto i conti su questa cosa, conti in senso lato per ora, in senso figurato, e poi però vi siete sentiti un po' presi in giro, perché se siete fermi non potete fare niente per avanzare, non avete avuto dei segnali aggressivi dall'altra parte, anzi va tutto bene, faremo, diremo, inizierà tutto quanto, però di fatto non è iniziato niente, non sapete bene che pesci pigliare e soprattutto non si muove un accidente, quindi questa è la cosa veramente per voi snervante. Quindi qua avete a questo punto maturato sì un senso di risentimento, ma che elaborato nel modo migliore vi ha messi in grado di avere coraggio di andare alla fonte per vedere di smuovere un po' le acque. Allora, per come è uscita la faccenda dell'amore in generale, anche non soltanto per una persona nuova, qua non mi sembra che possa essere questo il caso, mi sembra più un qualcosa che è stato promesso, come ci vedo qualcosa che inizia, ma più dal punto di vista o professionale o anche economico, magari una promessa di un aiuto di qualche tipo potrebbe essere, però sicuramente adesso ce lo dicono loro, quindi è inutile che stiamo a fare troppe congetture, tanto lo dicono sempre. Allora, eccoci qui, vediamo il taglio. Allora, qui ci sono tante tante possibilità, e qua vedete che in questo mazzo che io trovo veramente geniale per alcune interpretazioni, non abbiamo per il bivio, abbiamo, si chiama scelte, proprio perché è la giusta, almeno a mio parere, quella che io ritengo più corretta interpretazione di quella carta. Non è tanto o di qua o di là, non si sa bene dove, proprio quel senso di incertezza, quel senso di così di difficoltà a orientarsi, per cui aspettate delle notizie, no? Quindi anche qua vedete che questo cavaliere, cavallo va da una parte ma il cavaliere dall'altra, perché non si sa mai che il cavaliere che cosa ci porti, no? Se notizie buone o cattive. È un'energia neutra positiva, però comunque neutra, nel senso che se seguita da una carta negativa ci porta quello che ha davanti, no? Quindi diciamo che avete una brutta sensazione riguardo a una mancanza di notizie. Ecco, qua le sensazioni sono probabilmente durante il periodo di pausa, speravate di al rientro di avere notizie, invece tornate, le notizie non ci sono, questo aumenta un po' il vostro senso di disorientamento e di così di sfiducia in quello che doveva essere un buono sviluppo. Però ma infatti abbiamo la luna. La luna, attenzione, lo dico sempre, non c'entra niente con la luna dei tarocchi, ma proprio niente, assomiglia per qualcosina, ma per il resto la luna parla di tutt'altro. Insomma, qua dovete proprio, allora, qui guardate, siete proprio così, senza punti di riferimento. Il bambino non sa cosa pensare, il bambino è piccino, il bambino è ancora pronto a valutare un po' tutto, per conoscere tutto, quindi questa è proprio l'energia che vi trova, ma vi trova compressi tra una carta della vara, quindi zero comunicazione, zero indizi, zero tutto,
proprio la carta dei messaggi. Quando qui iniziate, scusate, la settimana con un senso di, così, di stupore, ma anche proprio di delusione, come quando un bimbo apre un pacco regalo ed è vuoto. Adesso fortunatamente a me non è mai successo, però ci sono quelli che fanno sti scherzi ai bambini, mannaggia loro. E quindi è proprio questo senso qui, no? Di dire, ma speravo che alla ripresa un po' di tutto ci fosse qualche notizia, invece qui non c'è nulla. Allora, la carta della luna, dicevo, parla spesso proprio di quello che per noi è più profondo e dei nostri sogni. In questo, in parte, assomiglia alla luna dei tarocchi, ne differisce per tutta la componente di paura di ciò che non si conosce, tutta la parte un po' più torbida e più interessante dell'arcano della luna. Nella carta della luna dell'Enorme non c'è. Mette più l'accento proprio sulle nostre sensazioni, sui nostri sogni, anche i nostri ricordi, sulla passione. E poi soprattutto, e qua mi sembra effettivamente forse il caso più adatto, parla anche della creatività, e in particolar modo se si riferisce al lavoro ci parla della libera professione, dove, attenzione, naturalmente questo è un mazzo antico, qua la libera professione può essere anche un una mansione, anche se noi siamo magari in un posto dove non è libera professione ma siamo assunti, però l'assegnazione di un progetto o comunque un incarico che ci dia una grande autonomia, qualcosa a cui puntiamo. Naturalmente viene associata spesso, se parliamo di soldi, qui ancora non lo sappiamo, ma ricordiamoci che c'era proprio quell'avanzamento che poteva portarci anche a un miglioramento economico, viene associato al discorso soldi proprio sempre in relazione al lavoro, allo sviluppo della nostra creatività. Quindi, siccome questo appunto è un prosieguo delle energie generali, non possiamo certo dimenticarle, se no cosa le facciamo a fare. Qua sembra interrotta a voi, ai vostri occhi, una comunicazione, una serie di comunicazioni su cui contavate per fare un passo in avanti, quindi per potervi migliorare in tutti i sensi e soprattutto anche economicamente. In realtà, se andiamo a guardare, qua non è una mancanza di notizie, perché le notizie non ce le vogliono dare. In realtà qua è proprio ancora tutto fermo, cioè non è ancora ingranato tutto il meccanismo che vi porterà ad avere una notizia. Però in questa prima stesa che adesso andiamo a coprire sembra proprio che arriviate grosso modo alla fine della settimana con una grande necessità di fare chiarezza. Volete sapere se o dentro o fuori. Ricordiamoci che al taglio c'era appunto il bivio, o il trivio, il quadrivio, c'erano un po' tutti, no? Adesso andiamo a coprire un po' e vediamo qual è l'avvenimento in cui, ecco perché c'è un'energia yin, e anche perché quella politique, come per dire che cercherete verosimilmente di andare a capire qualcosa di più, con coraggio, ma aggirando magari qualche ostacolo, cercando di evitare di essere un po', insomma, ci vuole tutto a dire invadenti, perché vi spetta questa decisione, però insomma starete attenti magari a non infastidire qualcuno. Ci sta anche comunque una risposta rispetto a una vostra attività legata alle arti, alle vostre passioni, quindi anche una qualunque cosa che fate, o anche per quanto riguarda, se avevamo detto, una startup, no? Nello specifico c'era anche la posizione di un socio, visto qui vogliamo proprio concludere, qui il grande desiderio di poter mettere non fine, di poter concludere il primo passo per un avanzamento. Qui c'è anche la firma eventualmente di un contratto, di un accordo, qualcosa che voi speravate di avere già adesso, la montagna sulla lettera, no? Eppure guardate che qua avrete comunque già entro questa settimana la certezza che qualcosa sia inceppato, però non vi arriva. Abbiamo visto quel cavaliere, però il cavaliere guardate il caso, avevamo la stessa accoppiata proprio nella stesa generale, cioè avevamo in seconda o terza posizione, mi pare,
Terza, il bivio con sopra il cavaliere, che è il nostro taglio, quindi vedete come, ecco qua, qui dovete rivolgervi a qualcuno, diciamo, più su o comunque più che ha più peso nella realizzazione di questo progetto. Eccovi qui. Allora, mille dubbi, mille paure, mille congetture che sfociano tutte nella delusione di non aver trovato in questa settimana subito una risposta che attendavate da tempo e che anche se si è fatta attendere pensavate fosse perché era tutto in pausa, quindi l'aspettavate per l'inizio di questa settimana, non arriva niente e qui siamo proprio messi male come energia all'inizio. Direi che è proprio questa incertezza dalla convinzione che qui non se ne fa niente. Fortunatamente, complimenti per il carattere che avete, qui sentite che non è il caso di stare a piangere sugli allori, che poi gli allori devono ancora arrivare, quindi piangereste e basta, e invece di piagnucolare qua vi fate veramente forza. Guardate qua, in questo momento state fermi, saldi, nella certezza che le cose devono andare come vi erano state dette, e qua, nonostante la cosa vi crei un po' di disagio, facciate un po' paura, vi tira fuori dalla comfort zone questa cosa qui, eh? Quindi il coraggio è tutto lì. Vedete che abbiamo una falce sulla casa, quindi insomma non è proprio una cosa che fate a cuor leggero, però siete voi a mettere fine a questa croce. Probabilmente andando proprio, vedete, qui abbiamo il bambino con la carta numero 28, quella di sarebbe l'altro da voi, in questo caso qui è una situazione, come vi dicevo, per lo più professionale, indirettamente legata ai soldi. Questa è la prima lettura. Quindi sarete voi ad andare a cercare di togliere questa montagna, no? Da sopra le notizie, e qua andrete sì. Con qui, attenzione, questa politique che esce, io l'avevo inizialmente detto che poteva essere una certa diplomazia, una certa tattica. In realtà, andando a vedere poi quello che c'è qui, più che altro io vedo sì tatto e insomma ricerca del sistema migliore per andare a chiedere informazioni e anche pretenderle. Però questo tatto in realtà è dettato un po' dalla timidezza, dalla mancanza, dal vostro non essere completamente a vostro agio nell'andare a chiedere qualche cosa di questo tipo. Vedete qua dobbiamo proprio farci caso e anche qui insomma state per compiere qualcosa che non è di solito nelle vostre corde, ma tanto è siete stanchi, la stanchezza di aspettare, di farvi domande, di farvi mille congetture, che qual coraggio lo trovate, e devo dire che fate anche bene perché non vi arriva, e questo, anche questo l'abbiamo visto nella stesa generale, la risposta, cioè non andate a firmare il contratto qua in questa settimana, però qua c'è proprio, come vedete, la carta centrale ci parla di una possibilità di contratto, quindi verosimilmente troverete il modo di o fissare un appuntamento o di mettervi d'accordo su quando vedervi, cioè avrete la conferma dalla reazione che avrete dall'altra parte del fatto che non solo non tutto è perduto, ma anzi che le cose sono solo un po' lente a ripartire. Qui è un po' di sonno post-vacanziero, perché che voi le abbiate fatte o no, sicuramente le ha fatte la persona che sta dall'altra parte e quindi è tutto fermo. Se poi stiamo parlando di qualcosa che implica un po' di burocrazia, apriti cielo, perché purtroppo sappiamo che nonostante le cose siano molto migliorate negli ultimi tempi rispetto a una volta, però comunque, insomma, bene o male, per forza di cose magari si accavannano le ferie da una parte e dall'altra, e quindi poi anche magari qualche ufficio, insomma, siamo tutti esseri umani fortunatamente, e quindi si va tutti prima o poi un minimo in ferie e le cose vanno un po' a rilento. Però se aveste saputo subito questa cosa vi sareste messi l'anima in pace. Il problema è che qui c'era una promessa che le cose si sarebbero sistemate prima della pausa. Non avete avuto nessuna notizia, avete detto vabbè, facciamo passare questa settimana, sicuramente avrò qualche notizia dopo, e è iniziata la settimana, ancora non c'è niente. Diciamo che i primi 2 giorni non sono proprio i migliori della vostra vita, almeno in termini di progetti lavorativi. Naturalmente qui ci sta anche, se vogliamo, anche se non compaiono le carte tipiche dei soldi, però anche un po' il discorso di qualcosa che si è arenato a livello di liquidi e che quindi può indirettamente appunto compromettere qualche vostro progetto lavorativo, soprattutto se improprio. Quindi potrebbe
potrebbe, non so, esserci in ballo una restituzione di una somma da parte di qualcuno, somma sulla quale magari contavate per poter partire, aprire una posizione, aprire un qualcosa, oppure doveva arrivarvi un rimborso da qualche parte, non lo so, un ristoro, adesso ne arrivano di tutti i colori, quindi io non saprei dirvi quale, però anche qua si è proprio fermato, ma voi aspettavate come ultimo termine qualcosa all'inizio della settimana e ancora nulla, quindi anche qui andrete a prendere, come si dice, il toro per le corna e fate bene, con un po' di timore, con un po' di timidezza, con un po' di disagio, però vi fate forza perché non volete più stare così e fate bene. Quindi questa energia ricettiva in realtà è quella che vi fa muovere, no? Sentite che cioè riuscite a passare da una, non dico mania di persecuzione perché siamo ben lontani, però quell'energia che abbiamo visto in partenza, quella di dire oddio sono solo contro il mondo, ecco qua sentite proprio che prima viene il vostro benessere, che se anche fosse che tutto il mondo è contro di voi, voi comunque dovete fare di tutto per stare bene, quindi prendetevi armate di coraggio e andate direttamente alla fonte, e così di fatti si risolve, e si risolvono generalmente direi per tutti felicemente, perché voi riuscite a mettere fine a questa croce che vi portate dietro e avere delle notizie incoraggianti. Io non escludo, attenzione, che magari qualcuno riesca già questa settimana a stringere qualche, a firmare qualche contratto, a mettere a posto la situazione, assolutamente no, però diciamo che come minimo tutti quanti qua riuscite a ripartire serenamente. Sarà solo, lo metterete via come un brutto periodo di incertezza che adesso finisce, quindi vale sia per lavori, diciamo, come vi ho detto, dove c'è un avanzamento, vale per i trasferimenti, vale per le promozioni, vale anche per le conferme, se avete un lavoro da confermare, magari avete un contratto a tempo determinato e aspettavate qualche notizia, bene, ci siamo. Vale un po' per tutto, ricordatevi che la cosa fondamentale è che in tutte queste situazioni quello che conta è anche la vostra, il vostro sviluppo personale, quindi per voi è importante questo passo da fare, ecco perché c'eravate rimasti così male. Adesso è finito, ma grazie a voi, qua è assolutamente grazie a voi, quindi riuscite anche a vincere eventuale una vostra timidezza nei vostri blocchi, quindi ne facevamo tutti a meno, però almeno è servito anche a questo questa settimana, quindi una buona settimana per sbloccare situazioni lavorative e professionali per cui aspettavate notizie che invece non sono ancora arrivate, qui stanno arrivando, ve le andate a prendere, ok, quindi meglio di così non si poteva avere. Ok, allora vediamo che cosa ci dice qua la carta dell'oracolo. Allora, sì, il matto, avanzare un passo dopo l'altro secondo quello che è possibile oggi, e difatti dunque il mio sangue batte al ritmo della terra e del cielo, il mio cammino è tracciato diritto davanti a me, sono l'energia che non torna mai sui suoi passi. Questo è quello che è diventato questa settimana, quindi al di là del risultatone anche pratico, sappiate che questa è una bella spinta anche per avanzare voi come crescita personale. Bene, allora per voi che avete scelto questa pietra viola direi che finisce qui. Io che posso dirvi, se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi, condividete, seguitemi su Instagram, le dico sempre tutte, ma soprattutto intanto in bocca al lupo, buona domenica, grazie per essere stati con me, ci vediamo la prossima volta qui con me su Cartomantic, ciao! Per voi che avete scelto la pietra rossa associata alle, eccole qua, alle nostre cartamondi classicissime e bellissime, vediamo come sarà questa settimana dal 23 al 29 di agosto. Naturalmente stiamo per vedere quale sarà il fatto saliente della settimana, senza escludere altre possibilità, ma quello che la caratterizzerà, sulla base anche della lettura iniziale nella quale abbiamo visto appunto come si muoveranno le energie. Quindi adesso andiamo a scoprire di tutto quello che abbiamo visto quale sarà ciò, il fatto che per voi sarà più importante, per voi magari poi alla lunga vedrete che è più importante qualcosa che questa settimana non considererete molto, però per ora allora qua abbiamo proprio il bivio, qui c'è una scelta da fare, ricordiamo sempre che stiamo partendo da energie in cui vi si illumina qualcosa
tornate da un periodo così un po' di riposo mentale, spero anche fisico, ma non per tutti sarà stato così. Quindi tornate nella cruda realtà del quotidiano e recuperate una brutta sensazione di qualcosa che non si muove, di qualcosa che è fermo, di qualcosa che ha bisogno di una spinta. Avevate messo un po' via questa sensazione, per alcuni di voi potrebbe anche esserci una sensazione di essere soli contro il mondo, no? Quindi questo desiderio prorompente si fa strada in questa settimana per andare poi a chiarire e a cercare proprio la chiarezza, la verità, anche al di là del fatto in sé, no? Era proprio un desiderio di finalmente poter contare su fatti precisi per il vostro futuro. Abbiamo visto cosa poteva succedere in amore, abbiamo visto cosa poteva succedere soprattutto con questioni di soldi, di finanza, indirettamente di lavoro, anche se non è che fosse uscito come argomento principale. Adesso vediamo che cosa abbiamo qua. Allora, qui abbiamo solitudine, integrazione e fardello. Allora, qua Allora, questa è una situazione piuttosto particolare da quello che possiamo iniziare a vedere. Qui c'è da fare una scelta. La scelta è proprio quella che poi vi darà chiarezza. Io qua non vedo niente di particolarmente buono, niente di tragico, però queste sono energie, non è ancora una sorta di previsione. Però io qua vi vedo come se aveste congelato delle brutte sensazioni, ma pesantine, insomma, temo in ambito sentimentale, al limite affettivo in generale, però insomma, e aveste passato del tempo dicendo non ci penso e speriamo che vada bene, poi adesso invece ci dovete pensare perché si rientra un po' nell'ordine appunto della quotidianità e vi rendete conto che qua vivete con una solitudine che non porta a questa integrazione. Difatti abbiamo come carta di chiusa il fardello, per cui qua c'è una situazione sentimentale, a mio parere sentimentale, adesso vedremo, che vi pesa parecchio proprio perché non vi dà quella serenità e insomma quella felicità che dovrebbe dare qualunque situazione sentimentale. Andiamo a guardare adesso, naturalmente anche in questa variante riesco a tirare giù tutto. Vabbè, un giorno farò mi consigliano qua in casa di fare un video solo di bloopers in cui vedete tutti i pezzi che ho dovuto scartare, che cosa riesco a combinare io solo muovendo una mano, cioè non potete capire, manca solo che arrivino i pompieri. Allora, vediamo un po' se il simbolo riesce a essere un po' più preciso. Ai. Allora, io vi auguro veramente di cuore, carte a parte, perché comunque cioè, sono la mia passione e ci credo e tutto, però carte a parte, questo è come se fosse un racconto, di fatto questo dovrebbe essere. Che se siete nella situazione che sto per descrivervi, io vi auguro che comunque vada, voi riusciate a trovare il coraggio di uscirne bene, stando bene. Queste sono le carte di una relazione tossica, è un termine spesso usato un po' così, perché suona bene, perché fa scena. No, qua purtroppo l'unica scena che fa è di un misto orrore misto veramente a una grande tristezza, perché qua voi state dando tantissimo, ma tantissimo, ma non un po' tantissimissimissimo. E state ricevendo quello che io chiamo lo zero a sinistra, cioè proprio zebra, nero, niente. Anzi, devo dire che, insomma, se vedete queste due carte, altra cosa abbastanza sfruttata come concetto è quella del narcisismo, però credo che non sia necessario conoscere gli esatti significati di queste carte, perché qui abbiamo l'autocelebrazione proprio, questo non si specchia nell'acqua, però si specchia, quindi quando si vede è tutto contento, questo è proprio una delle parti del narcisismo, soprattutto perché è animato da questo diavolicchio tentatore, quindi che sa come manipolare, e per uscire da questa cosa c'è bisogno di combattere il drago. Per voi è un peso. Qui voi rientrate e vi rendete conto che non è cambiato niente. Allora, questa situazione nello specifico non era uscita, per esempio, così chiara,
no? Nella stesa generale, perché era uscito al limite che potevate trovarvi in una situazione in cui ci stavate stretti. Quindi questa è proprio una derivazione di un aspetto che abbiamo visto nella stesa iniziale, con l'aggravante che qua viene proprio posto l'accento sul fatto che speravate che in questa magari pausa, così come per magia, le cose cambiassero, invece qua tornate e non è cambiato niente. Allora, qui non è soltanto per dire una relazione extra, no? Dove tornate e vedete che le promesse che vi sono state fatte sono andate perse così nell'aria. Qua è proprio anche una relazione in atto, dove magari chissà, c'è stato un attimo di pausa, di tregua, però adesso, come vedete, qua l'energia è proprio di scelta, qui c'è poco da fare, cioè le cose non sono cambiate. E per sopra proprio la carta di questo fardello, di questo peso, che se andate a guardarla bene, lo dico sempre, qui c'è una persona che porta il peso di un'altra vestitissima, quindi pesantissima, con tanto di pennuto sopra, eppure il bastone e i suoi bagagli. Quindi non è un pesuccio. Così, che cosa abbiamo qua? È il cavaliere San Giorgio che combatte il drago. Vediamo un attimo, cioè qua ci vuole coraggio per fare questa scelta. Andiamo a vedere. Naturalmente io questo vedo soprattutto per relazioni sentimentali. Se poi avete una relazione sempre tossica, quindi che vi inibisce il naturale sviluppo delle vostre energie con un amico, con un parente, esistono anche lì. Cioè non c'è soltanto il partner narcisista, il narcisista non è una categoria, no? Come quando andiamo al supermercato, esistono tante forme di manipolazione che effettivamente partono tutte da un desiderio dell'altra persona di essere un po' idolatrato, di essere al centro dell'attenzione, quindi per forza di cose, siccome sono persone insicure, la prima arma è quella di spodestare gli altri dalle loro certezze. Quindi qua ci sta anche un genitore, ci sta un parente, un amico, però insomma qua proprio c'è da prendere una decisione, quindi vediamo se riesco intanto a tagliare il mazzo. Ok, allora qui abbiamo un messaggio che aiuta a chiarire, no? Quindi questo messaggio, questa comunicazione è come se illuminasse. Questa fa il paio con la carta di quella irruzione di forza che abbiamo visto negli Osho Zen della stesa di apertura. Quindi qui è qualcosa che vi risveglia proprio e vi dice: ma che cavolo sto facendo? Perché sono così succube? Qui siete succubi, qui rientrate, vi rendete conto che non siete felici per niente. La luna, queste sensazioni proprio profonde che ci sono, guardate la vostra crescita personale, la vostra maturazione, come ha bisogno di essere rinnovata. Adesso ancora bisogno di cambiare aria, ecco qua proprio la chiave. Iniziamo con la chiave e finiamo con quella benedetta chiarezza che c'era proprio alla fine della stesa. Se ricordate, nella stesa iniziale avevamo gigli e chiave. Qua ne abbiamo all'inizio e alla fine del primo giro. Non è tanto un caso, secondo me, no, nel senso, non che ce li ho messi io, però voglio dire, non sottovalutiamo questo aspetto, perché è molto importante. Allora, qui vi muove da subito, qua appena, già lunedì, martedì, insomma, la prima sensazione, il primo ritorno di contatto con quello che era l'abitudine di prima di questa pausa è proprio, infatti qua rientrate, c'è subito un desiderio di avanzare, di crescere, di comunicare, questa voglia di rinnovare, e sembra in apparenza che tutto possa andare bene. Quindi attenzione, la scelta si impone proprio a seconda di come andrà. Ma qua voi chiedete comunque un chiarimento, qua chiedete anche qualcosa di pubblico, chiedete come se fosse una dichiarazione pubblica di quello che contate per questa persona, un riconoscimento, per esempio anche a essere presentati alla famiglia o al circolo di amici o insomma tutto quello che compone la rete di conoscenza di questa persona, ad esempio, no? Volete chiarezza, siete stanchi di stare così sotto un bicchiere come un insetto che si tira fuori soltanto quando non c'è nessuno, no? Questo allora,
A livello profondo, questa cosa vi sta già animando da un bel po' di tempo, da un bel po' di tempo. Avevamo visto che per le situazioni sentimentali, quelle di rapporti in atto, però quelle magari senza troppi problemi, era il partner che si accorgeva del vostro cambiamento, delle vostre perplessità. Qua il partner si accorge, se parliamo di partner, però possiamo avere anche un genitore qua. E questa è proprio la carta della manipolazione, Dio non voglia. Preferisco un partner manipolatore che un genitore, e sicuramente però almeno un genitore è più facile che si riesca magari a far ragionare. Qua abbiamo le stelle, vediamo che cosa abbiamo qui. Eh sì, come vedete è più facile che si tratti di qualcosa di sentimentale. Adesso, poi non dite, il bivio. Finiamo la settimana con le idee chiare sulla scelta da fare. Come ho detto inizialmente, non è una settimana in cui tutto si chiude, ma per voi non è tanto importante. Qua per voi è importante che si arrivi ad avere la situazione chiara. Poi i tempi di risoluzione vi importano sì e no. Cioè, per quello siete anche disposti a lasciar correre, a aspettare il momento buono, però voi dovete avere la sensazione che tutto quello che sta nella situazione che vi preoccupa è sul piatto, ok? E questo lo ottenete. Allora, qui, come abbiamo visto, un messaggio c'era anche al taglio, no? Un qualche cosa che vi dà la possibilità di chiarire o vi dà lo spunto per chiarire. E difatti abbiamo in apertura, ma niente proprio di meno che la chiave, l'altro grande sì insieme al sole, che peraltro era entrato nel nostro taglio, ma qui è ancora è un sì ancora più risolutore. Qui è il sì, cioè questo messaggio ci dà la chiave per aprire questa cassaforte in cui è tenuta tutta la chiarezza di cui abbiamo bisogno, e da lì si apre un mondo. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo l'avanzamento di una relazione che in questo momento voi sentite come più che un peso, vi direi quasi una forma di sopruso. Poi ci può essere anche amore, perché non è che fino ad oggi siete stati con questa persona così, perché non sapevate cosa fare. Però ultimamente avete avvertito sempre di più proprio questa incombenza nelle vostre decisioni, nel vostro modo di essere. C'è qualcosa proprio che non va e volete andare a fondo. Qui purtroppo voi le idee le avete già chiare, avete capito chi avete davanti, quindi è un po' lì che si origina tutta questa difficoltà di discernimento, perché l'avete capito ma allo stesso tempo non lo volete capire. Adesso, se ricordiamo che l'orso, va bene, sono i genitori, va bene, sono le finanze, ok, è anche la crescita personale, ma in questo caso purtroppo è l'ego. È un ego anche abbastanza tendente alla manipolazione. In più abbiamo la frusta, quindi qui è veramente qualcuno che ci tiene quasi soggiogati, e pur vedendo noi che ci sono cose che non vanno, che per adesso non abbiamo fatto niente, perché la frusta copre comunque una carta importante a livello animico, a livello di connessione, che è la luna. Quindi qua abbiamo un rientro un po' amaro, perché rientrando nel quotidiano andiamo a ripercorrere degli schemi che c'erano prima di un momento di pausa, e poi adesso parlo delle vacanze, ma magari semplicemente un momento così in cui le cose sono andate un po' meglio. Qui c'è un brusco rientro nei vecchi panni, diciamo, quando invece speravate che le cose fossero cambiate. Quindi qui che cosa succede? Che avete bisogno proprio di riprendere, di rinnovare, ma proprio di rinnovare, insomma, il rinnovamento nella cicogna è qualcosa di forte, no? Non è riprendo come prima con qualche variazione, no, tanto più che abbiamo le stelle, quindi voi avete ben chiaro che cosa volete. E allora, come dicevo, le cose possono essere molte, essere presentati, dall'andare alla luce del sole, dall'essere più informati sui suoi movimenti, se magari non lo sapete. Dal capire quanto siano ancora in essere delle promesse che sono state fatte. Volete uscire da questo gorgo, perché vi state rendendo conto che fino adesso si è parlato tanto, ma poi alla fine ogni volta che voi vi mettevate tranquilli ricominciava tutto come prima. Allora, qua vi verrà chiarito, attenzione,
Questo coraggio che voi userete, perché qui andate proprio in cerca di queste risposte, vi ripagherà, nel senso che probabilmente l'altra persona non è abituata a vedervi così combattivi. Combattivi non vuol dire che andate a minacciarlo e a spingerlo contro un muro, no? Ma che andate proprio con quella determinazione anche un po' fredda di chi non ha più spazio per tante storie, ma vuole sapere le cose. Anzi, una calma che fa anche un po' paura, perché potrebbe anche risuonare come una calma di chi ormai tutta la magia dei sentimenti e della passione se l'è giocata nelle volte prima. Quindi sarete un po' come dire, minacciosi, senza volerlo chiaramente, però sarà così. E l'integrazione, vedete, qui che cosa avevamo? La solitudine, perciò no. Il discorso è adesso basta, vorrei sapere dove stiamo andando. Mi va bene qualunque risposta, purché sia una risposta. Ok, basta bugie, basta storielle. Questa cosa ha dei buoni risultati per la maggior parte. Adesso poi ovviamente voi dovrete poi scegliere, però fa scaturire dall'altra persona questa sincerità. È una sincerità sempre sui generis, perché come vi dico siamo davanti a qualcuno che è abituato un po' a rigirare la frittata a seconda di come conviene. Sta di fatto che però qua la rigira come si deve, nel senso che vi dice buona parte della verità. E qua c'è la confessione di passione, di amore, soprattutto sincerità sui fatti, quindi anche se si tratta di situazioni un po' contorte, come possono essere per esempio una relazione già in atto prima di conoscervi, oppure qualche problema familiare, magari non so, esiste ancora la possibilità che magari non siate magari proprio graditissimi alla famiglia, insomma tutte quelle cose che adesso volete insomma rendere chiare. Qua c'è questa apertura ed è data proprio come reazione al vostro coraggio, quindi fate bene, finalmente, ecco perché era importante, io spero, cioè tutta la tossicità che c'era prima, riuscite in parte a vincerla proprio come se fosse il drago, con questo andare dritti al punto, anche dimostrando che la vostra voglia di chiarezza è superiore al desiderio che vada tutto per forza bene, che siete stanchi di stare con il piede in 42 scarpe perché ci si stanca. Allora, questo fa scaturire appunto una reazione sincera nell'altra persona. Quindi il drago, non dico che muore, però insomma, qualche giretto in casa di cura se lo fa, magari ormai è stanco, quindi se ne va a riposo e voi vi trovate davanti alla 70% di verità di quello che è l'altra persona. Tanto vi basta per operare una scelta. Voi arrivate alla fine della settimana in cui la chiarezza è fatta e dovete operare una scelta, non la fate ancora, eh? No, perché impiegate tutta la settimana qua e tira e molla, ci sarà anche qualche litigio, insomma, comunque qualche cosa di un pochino più forte che un semplice parliamone, no? Anche perché comunque vi dico, il vostro atteggiamento riesce a stanare la sincerità, insomma, un inizio di sincerità. Però non è che potete fare miracoli, magari se non li avreste fatti prima. Per cui il risultato buono è questo: voi vi togliete completamente il peso, nel senso che a questo punto voi avrete la bella, bellissima sensazione di dire: io tutto quello che potevo fare l'ho fatto. Adesso vengo prima io, qua mi mettete proprio al centro e posso operare una scelta, e lo devo tutto a me stessa, perché se fossi andato avanti a essere come ero prima, tornavo di nuovo, no? In quel vortice senza uscita. Quindi questa settimana avrete finalmente, per chi è in una situazione di questo tipo, l'inizio di uno scambio finalmente sincero che già alla fine della settimana vi metterà in grado di capire da che parte vi volete orientare. Vi assicuro che questa è una scelta fatta in modo sereno. Quindi se anche poi doveste decidere di troncarla lì, è perché sapete che ce l'avete messo tutto, avete provato tutto. Quindi non ci sono rimpianti, a parte logicamente quando finisce una storia magari non sarete felicissimi. Invece se restate in questa storia saprete che quello che vi serviva per restare l'avete saputo. Sapete anche che arriverà altro, no? Perché adesso avete innescato questo meccanismo e quindi bisogna anche stare un pochino così in attesa di miglioramenti. Però già così avete visto che avete potuto interrompere
questo brutto circolo vizioso. Vi sentite veramente potenti, quindi io spero che tutti voi che siete in questa situazione andiate con questa evoluzione incontro, no, a una personalità che vi teneva un po' in pugno, e questa è la settimana in cui liberarsi da questa sgradevole sensazione proprio di peso all'interno di una relazione dove magari siete anche innamorati di questa persona, però se c'è questa cosa che non va, inevitabilmente non la vivete bene. Beh, invece questa settimana si inizia a vivere molto meglio ed è tutto merito vostro, quindi potete veramente vantarvi. Allora, qua abbiamo infatti un 10 di bastoni. Allora, l'opera è completata. È un tessuto prezioso, una semplice, aspettate che non ci vedo, una semplice treccia dei capelli di una ragazza. Che cosa importa? Questa piccola energia trovata nella forma definitiva ha prodotto qualcosa di bello, la vostra piccola energia. Sii felice e lascia che indietro le tue idee negative. Ok, qui proprio la piccola energia, voi che siete piccolini rispetto al potere, se vogliamo, un po' manipolatorio dell'altra persona, diventate un po' come contro il gigante, contro il drago, vi ergete e pretendete la vostra parte di chiarezza. Da qui poi riuscirete a prendere la decisione migliore per voi. Beh, insomma, questo senza eliminare tutto quello che abbiamo visto anche nella versione generale, però per voi che siete in questa stesa questo è il fatto fondamentale. E bravi, eh? Allora, il video finisce qui, quindi come sempre vi ringrazio. Naturalmente se vi è piaciuto mettete il like, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Vi aspetto anche su Instagram. Per tutto il resto, come sempre, buona domenica. Grazie per essere stati con me fino ad ora. E vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao.